quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli. So tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Roma è gigantesca, ha 4-5 città messe insieme e insieme le borgate romane, ognuna diversa da sé. Roma adesso sembrerebbe fatta di quartieri, no? Ogni quartiere ha la sua musica, il suo linguaggio. Se tu vai da San Basilio e vai da un'altra parte, è un'altra storia, un altro linguaggio, altri bar, però la storia è sempre quella. Tutte le storie dei ragazzi di oggi, disagiati, è sempre uguale. Il loro baretto, il loro muretto, il loro parcheggio, e rimane sempre lì, ognuno col suo linguaggio. Quello che li tiene insieme ancora è l'idea complessiva che ho di Roma, che è un'idea complessa, però ancora un'idea poetica. No, Roma capoccia, del mondo fame. Ma deve cambiare pelle o è sempre riconoscibile, c'è questa cosa per cui è un ritorno sempre lì? Si deve evolvere. Roma va costruita e narrata per quello che è, ma oggi non di quartiere. Rimettere insieme tutti i quartieri per fare di nuovo Roma. Per me Roma è ancora capoccia del mondo infame. Ma ho scritto Sora Rosa, che è quella su cui tutti i ragazzini romani si sono confrontati. Pensavo alle parole della canzone del compositore del Sebatti, Antonello Venditti. La canzone si chiama Sora Rosa. Nell'ultima parte dice: c'è una cosa sola vera per chi spera, che forse un giorno chi mangia troppo adesso possa sputare le ossa che sono sante. Ah, Sora Rosa, me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna. I ragazzi del muretto si vedono in Sora Rosa, hanno preso proprio questa canzone come canzone di lotta, canzone diciamo introspettiva, di dolore, non tanto politica, ma quanto proprio del disagio proprio. Lì c'è tutto, l'idea di giustizia, l'idea di Dio, l'idea del suicidio, l'idea del mollare tutto, andare via. C'è tutto lì dentro. Me ne voglio andare da sto paese marcio, che c'ha i buchi al posto del cervello, che va a mangiare sull'ossa di chi soffre. A proposito di questa questione di contatti, di connessioni, riguardando tutto il grande arco delle canzoni, una delle cose che tu sei riuscito a fare benissimo è questa cosa di riuscire a unire le canzoni d'amore con l'impegno, con lo sguardo sulla realtà. Io mi stupisco ogni volta a pensare che Lilli, una canzone così dura, abbia avuto un successo così grande. Ma là, guarda, era una cosa talmente dentro la nostra generazione che aveva bisogno solamente di essere raccontata. Non è stato raccontato bene il periodo. Cioè, in realtà, la mia generazione, quella storica del 68, nessuno ha avuto il coraggio veramente di raccontarla per quello che è stato, con la durezza necessaria. E anche di coloro che si sono salvati, compagno di scuola, no? Perché alla fine qualcuno si è salvato. Però qualcun altro no. Lilli, 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 io non ero il tuo dottore. Lilli, 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 non riuscivi a fare l'amore. Lilli, 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 siringa, polizia. Allora non si chiamavano tossicodipendenti, ecco, non c'erano le comunità, c'era... che tu dovevi lasciare il tuo amico o la tua amica davanti a un ospedale sperando che la salvassero, che lo salvassero, perché se ti beccavano andavi in galera. Non era un malato, era un drogato, quindi
si sono fatti tantissimi passi avanti. Oggi bisognerebbe andare a identificare invece altri gruppi di droghe che sono quelle malvagie, quelle da sesso, quelle da gruppo, di stupro di gruppo, che portano altre malvagità nella vita. Lilli, lilli, quattro buchi nella pelle. In questo tuo mix di scelte hai seguito anche tutto il tuo racconto, che è diventato anche lì un simbolo fortissimo sul calcio, sulla Roma, grazie Roma, sì, dove sei diventato il tessuto di una cosa popolare come importante, il calcio. Laddove il calcio non c'era, cioè non c'erano i politici in tribuna, non c'era nessuno, perché il calcio era l'oppio dei popoli, era sottocultura, no? Lo stadio è sempre una forma di osservazione della realtà. Quindi tu il cambiamento, la nascita della Lega, la vedevi negli stadi. La consistenza di Casa Pound oppure la vedevi negli stadi. Il problema è che adesso è diventata cultura. Quello che per noi era sottocultura, in maniera sbagliata, ma adesso è diventata cultura. Cioè oggi c'è la critica politica che è da stadio, da bar. Per citare anche la tua canzone Dalla pelle al cuore, lì in questo tragitto che c'è il percepire qualcosa che si muove, per esempio in uno stadio, e dall'altro però anche il digerirlo, perché sennò è solo assecondare la pancia, no? Che sì, è appunto, cosa. Appunto, è l'osservazione, ma non essere uguali alla pancia, insomma, sennò pelle e cuore, cervello e cuore, insomma. Quindi devi stare sempre ti devi porre in un osservatorio e vedere le parti. Poi la prenderai la parte, però ti devi accorgere delle parti. Se tu non conosci le parti, non puoi stare sopra le parti. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti mai. E dalla pelle al cuore. C'è un'altra figura che mi interessa molto legata al calcio, che è quella che tu hai raccontato di Agostino Di Bartolomei, che è stato il grande capitano della Roma, che poi nella ricorrenza della finale di Coppa Campioni persa con Liverpool si è tolto la vita. E tu lì non citi solo la storia di Agostino Di Bartolomei, anche di Pantani, di Tenco. Il campione ha bisogno di più, avendo avuto onori disumani, diciamo, per difenderlo da se stesso devi dargli un amore fuori dall'ordinario. Appena cade un po' l'attenzione, e rimane un po' la solitudine, l'angoscia, ma anche di un momento, sei fatto. E tu nella tua vita hai avuto questi momenti? Ma certo, cioè tutto quello che ho raccontato è perché l'ho vissuto. È il mondo delle tenebre, quello di non credere più in niente, quello che nessuno ti può aiutare, neanche te stesso, il mondo dell'angoscia, della depressione, e quello va combattuto. Lì ci deve stare un amico. Tu eri in un periodo della tua vita complicato, eri a Milano ed è un bolognese come Dalla che ti ha fatto ritornare a Roma, nella città, per cui insomma... Sì, perché lui c'aveva la casa qui a Vicolo del Buco, io stavo in esilio praticamente a Milano, non potevo tornare a Roma perché c'erano, ancora mi ero separato, tutte le problemi, criptonite era a Roma. E lui alla fine mi ha trovato questa casa e appena sono arrivato in questa casa ho scritto notte prima degli esami ci vorrebbe un amico e grazie Roma, insomma, fermi tutti. Come convivi con questo fatto che tutte le persone che vengono a sentire tutti hanno in un angolo più o meno grande dei pezzi delle tue canzoni che sono diventati pezzi di vita, che hanno condiviso così tanto? È una responsabilità enorme. Sì, però l'importante è che nessuno rimanga legato all'età. Tu devi sviluppare le canzoni di oggi nel tuo essere oggi, non riportarlo a quello che tu eri ieri. La forza delle canzoni immortali è questo, non avere tempo. Anzi, trovare sempre il tempo che trovano, cioè essere sempre attuali nel momento in cui le cantano. Con notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai più un mestiere. E gli arrivo una di notte tra gli orti e mosca, ma questa notte. Thank you.
ti posso fermare se l'amore, amore, se l'amore.